oltre 100 visitatori giornalieri dopo il boom di sabato scorso per l'inaugurazione, una media mantenuta nonostante le difficili condizioni meteorologiche che hanno interessato anche il comune di Ragusa, in particolare lo scorso 2 novembre. Sono questi i numeri della mostra, i luoghi dell'arte tra musica, letteratura e poesia, che conclude con un'esposizione di 40 pastelli le celebrazioni dedicate al 75° compleanno del maestro Piero Cuccione, avviate nello scorso mese di maggio con un convegno a Comiso. Come già annunciato in primavera, un appendice tributo con l'esposizione di altre opere sarà dedicata al maestro dalla regione siciliana, con una mostra in programma nella prossima primavera nei prestigiosi saloni di Palazzo dei Normanni a Palermo. Ad essa si aggiunge per la mostra Eblea la vetrina Prossima avventura dell'Accademia delle Belle Arti di Parigi, una mostra originale che colpisce il visitatore che vede nelle opere l'occhio privilegiato con cui il maestro reinterpreta ad esempio la scena della danza nel celebre Gattopardo di Luchino Visconti, un unicum nel panorama dell'arte che anche in termini di presenze unisce in un abbraccio ideale Guccione ed il suo territorio.